preocuparé, sono un grande attore, ti saprò guarire. Non ti vedo bene, ma ti voglio bene, siamo una famiglia, adesso vieni, dammi tre parole, oh, di tre cuore, e così che troverai l'amore. È una clinica speciale, fuori dal normale, che ti fa di curare. Con i suoi pazienti, anche i meno ambienti, Walter, da quando te ne sei andato, le cose a Villa Orchidea sono molto cambiate. Sai chi è tornato tra noi? Il dottor Corelli, il nostro preferito, ricordi? È tornato, ma nella spelonca dove era prigioniero ha contratto un morbo che lo sta rendendo cieco. Purtroppo il suo gemello cattivo, Eric, si spaccia per Giorgio nella salita pubblica, coprendosi di orrendi delitti. Ha indotto una giovane paziente ad un terribile atto di eutanasia, la quale, poverina, capito il suo delitto, ha tentato per ben due volte il suicidio, prima ingerendo una sostanza velenosa e in seguito lanciandosi disperata nel vuoto. Intanto, nella notte africana. Jonathan, non svegliarti. Ho degli strani presentimenti. Sofia! Non spaventarti! Giulia, sei tu? Giorgio, ho bisogno di te. Perché? È in pericolo. Vai, vai, vai a far conoscere il piccolo Jonathan a suo padre. Sì, hai ragione. Giulia, ma tu non tornerai mai più a Villa Orchidea, vero? Sei morta. Sì. Purtroppo il presentimento era tragicamente esatto. Giorgio se n'era andato a sprecare il suo talento di chirurgo nel caos della sanità pubblica. Dove per resistere alla lancinante nostalgia per il figlio mai conosciuto, Jonathan, è dovuto ricorrere all'uso di antidolorifici. C'è una cosa di Giulia che devo dirti. Dimmi. Giulia era tua sorella. No. Perché nella mia testa e nel mio cuore c'è ancora Sandra. C'è Gusberti, Sandra. Ma Giorgio, quella donna è morta. Ti sbagli, cara Sofia. Sandra, ma tu sei viva e sei bellissima, come può essere? Sono stata operata a Sydney, sono entrata in un reparto speciale sotto copertura. Ma adesso la mia missione è finita. Non ho mai smesso di amarti, Corelli. Ma c'è un problema, Sandra. Ho saputo che il dottor Randelli, in combutta con il terribile signor Helmut, hanno trasformato Villa Orchidea in una clinica degli orrori. Ho saputo che importano reni dalla Malesia e pancreas dalla Cambogia. Ho capito che questo bambino deve crescere con voi, perché voi siete una vera famiglia. Ma il peggio per il dottor Corelli deve purtroppo ancora arrivare. Scappa via, scappa via. Cosa posso darti ormai? Vattene. Non ti libererai di me così facilmente. Però la cosa che più mi tormenta è che tu non potrai più operare. Non puoi arrenderti, Giorgio. Lasciatemi! Lasciatemi nella mia sofferenza. Fan, io te lo lascio. Ma tu prima devi promettermi che lo convincerai a vivere. Per Jonathan. Per la clinica. Scusa, Sandra, cos'è questo?
Non riesco a vedere. Ma è l'anello del conte. È proprio vero che stai perdendo la vista. Come farai a operare se adesso sei diventato cieco? Non ho nessuna intenzione di arrendermi. Io opererò. Opererò ancora. Opererò. Con gli occhi del cuore. Tre. E così è stato, caro Walter. Giorgio si è ripreso ed ora cresce Jonathan.